Noi abbiamo fatto il congresso provinciale, come sappiamo tutti, ormai da qualche mese, da febbraio scorso. Immediatamente ci siamo catapultati nelle amministrative, abbiamo avuto queste esperienze. In alcune città siamo andati benissimo, in alcune purtroppo altre città abbiamo avuto qualche problema. Non è che questa sera siamo qui per fare analisi del voto o situazioni varie, volevamo solo appunto che la base in questa occasione ci sarebbe un confronto del tutto aperto, trasparente, tutto quello che ci possiamo dire tra di noi ce lo diciamo, appunto per cercare di ripartire con un progetto che porti comunque questo partito ad avere nuove soddisfazioni nei prossimi appuntamenti. Io insieme a Fabrizio e tutti gli altri per cercare appunto di raccogliere tutto quello che è possibile raccogliere da voi e quindi parlare tutti insieme e cercare di fare qualcosa di buono. Emilio Nasuti, presidente della Commissione Bilancio della Regione e dirigente del PDL, che con tutto il PDL provinciale partecipa qui all'assemblea della provincia di Chieti a San Salvo. Un'assemblea nella quale il PDL dice di voler ripartire. Ripartire perché, presidente Nasuti? Ma ripartire perché innanzitutto dovremmo ritornare a stare in mezzo alla gente, così come abbiamo fatto a San Salvo e abbiamo dimostrato che nell'essere coesi si vince. Ripartire significa ascoltare molto di più, perché molto probabilmente negli ultimi anni si è poco ascoltato, si è fatto e molto probabilmente si è fatto anche male. Dalle criticità e dalle macerie si deve ricostruire. Siamo qui apposta per questo. Sicuramente il governo nazionale, considerando che fra 7 mesi si andrà a votare per la Camera e per il Senato, dovrà in prima battuta imporre un ritmo, così come il governo regionale. Noi tanto stiamo facendo, inevitabilmente far girare una nave così grande con i tanti problemi come quelli che aveva la regione Abruzzo non è di facile risoluzione. Ce la stiamo mettendo, tanti passi sono stati fatti, abbiamo azzerato tanti enti inutili, tanti carrozzoni che erano solo ricettacoli di voti che poi alla fine hanno dimostrato di essere solo dispendio di notevoli risorse per i cittadini. Siamo scendi del periodo che stiamo vivendo e quindi da qui bisogna inevitabilmente ripartire. Io mi auguro e sono certo che con i tanti militanti, con i tanti iscritti, ma soprattutto con le tante persone che credono ancora nella politica e soprattutto nelle persone che amano fare la politica seriamente, il PDL potrà dire ancora la sua. Senti, passiamo allo sport. Tu sei dell'area del Lanciano, il Lanciano è andato in Serie B, state dando una mano pure per lo stadio, ma insomma è sicuramente un evento sportivo ma è anche sociale, è anche importantissimo, storico per la nostra provincia. Assolutamente sì, non per la nostra provincia ma per l'intera regione. Se immaginiamo che Abruzzo comincia con la A e con la B, abbiamo centrato la A e la B. Quindi significa incentivare tutto quello che è il meccanismo anche del commercio, della ricettività, dell'aeroporto. Ogni squadra quest'anno porterà al seguito un sacco di persone. Ci dobbiamo organizzare. È un evento storico per Lanciano, come è stata una bellissima esperienza quella del Pescara. È un Abruzzo che cresce anche sotto l'aspetto sportivo, questo non potrà che darci ancora quello spirito giusto per risollevarci da questa crisi. La regione farà la sua parte per quanto attiene anche la messa in sicurezza dello stadio di Lanciano, perlomeno si sta ragionando in questi termini, naturalmente dobbiamo fare bene i conti proprio per farli tornare al punto giusto. È una terra che merita, i cittadini abruzzesi meritano tanto, anche lo sport meritano e noi ci mettiamo il nostro. Il collega di Argirò, Nasuti, che presiede la Commissione Bilancio della Regione, ci ha appena detto che bisogna ripartire dallo spirito di San Salvo, come peraltro è titolata questa assemblea. Adesso parliamo con un sansalvese, che pure sta alla Regione, Nichi Argirò, e al quale chiediamo di spiegarci meglio che cos'è questo spirito di San Salvo che viene preso ad esempio dal PDL della provincia. Intanto ringraziamo i vertici del partito che hanno deciso di fare qui a San Salvo questa assemblea provinciale
che racchiude appunto tutta la provincia di Chieti. Noi siamo l'estremo sud d'Abruzzo e solitamente i vertici si facevano a Chieti, quindi dal lato opposto. È chiaro, è la città dove si è vinto perché c'era uno spirito originario del 94 di amicizia e compattezza che negli anni a venire non si è mai demoralizzato alle tante sconfitte che al comune si sono succedute, ha mantenuto quello spirito originario ma ha saputo crescere, allargarsi ad altre forze politiche, alla società civile, agli Spadano, agli Evangelista, alla grande azione che ha fatto Tiziana Magnacca ponendo due liste civiche a supporto del PDL per vincere queste comunali, ma soprattutto bandendo gli egoismi. In questa città è chiaro, è innegabile che il centrosinistra si è trovato disunito e ha perso le votazioni. Ha fatto lo stesso errore che purtroppo il PDL e il centrodestra in provincia di Chieti ha fatto negli ultimi due anni praticamente dappertutto. Quindi se non sai unire le forze e rinunciare, io dico, anche agli egoismi, sta per fare un passo indietro. Voi avete visto tutti come abbiamo scelto Tiziana Magnacca nella condivisione più totale, facendo un passo indietro io, Tonino Marcello, l'assessore provinciale, Spadano, Chiacchia. In quel momento Tiziana abbiamo ritenuto forse, ed è stato così, l'unica carta vincente e la migliore proponibile su San Salvo. Quindi non hanno prevalso, ripeto, gli egoismi di parte, ma quello della coalizione. E Tiziana è stata la splendida condottiera a questo grandissimo risultato. Ecco, credo che questo sia lo spirito, senza polemiche, unendosi insieme e riprendendo con quello spirito di chi crede in una coalizione, di chi crede in un partito e chi crede soprattutto che sia ancora possibile per il PDL conquistare e governare le grandi città della provincia di Chieti e non solo. Questa sera parlerete dei prossimi appuntamenti, quello elettorale, quello del governo prima e quello della regione dopo. Certamente, ci sono le politiche che saranno probabilmente a primavera 2013, quindi a meno di un anno, e poi ci sarà a fine anno prossimo l'appuntamento elettorale con le regionali, con un sistema politico che probabilmente sarà anche diverso da quello di oggi. Bisogna vedere cosa fanno i grandi partiti, cosa farà l'UDC, quali alleanze, nello stesso centrosinistra quale schema, se quello schema prevarrà, se quello di Vasto o altre alleanze che adesso si prospettano. Ripeto, il centrodestra è in questo momento il PDL come parte prevalente, anche se sta vivendo una grande difficoltà, ma credo che la grande difficoltà comunque lo vivono tutti i grandi partiti, perché l'astensionismo e Grillo sono praticamente la maggioranza in Italia. Questo vuol dire che se non si recupera credibilità alla politica probabilmente non recupereranno questi grandi partiti. Sta a chi oggi sostiene Monti a far vedere se le riforme passano da qui al 2013, mi riformo a tante riforme, da quella economica a quella elettorale, insomma a vedere quali risultati porteranno per far sì che l'astensionismo e il Beppe Grillo di turno non prevalgano in una competizione importante come quella del 2013.